Ancora gli asini invece siciliani che sono grigi. Ci sono tutte le femmine, quelle legate alla fattoria di Cugno Lupo del signor Vincenzo Cavalieri, che appunto ha dato una grossissima mano d'aiuto nell'organizzazione. Prima dicevo semifinale delle due corse degli asini, i primi quattro passeranno in finale, così da decretare quelli che sono veramente la finalissima. L'anno scorso vinta da Luisella, un'asina grigia, con Roberto Amaradio in sella. Si incominciano a posizionare. E si stanno posizionando con i numeri di partenza. Sì, Patrizia. Sì, Sabina, ti vedo. Avevo provato a intervistare Sabi, l'unica ti donna. conviene intanto ritirarti perché stanno partendo. Sì. Ecco, sono partiti gli asinelli di Contrada Cugno Lupo e dell'associazione Apicultura. Parte e va in testa il numero 6 di Jack con l'unica amazzone Finella, mentre ci prova per linea interna il numero 1 dello schieramento, che è Christian Scimonelli con Valentino, che adesso prende la supremazia della corsa. Dietro di lui il numero 3. È caduto il numero 1. Christian su Valentina dovrebbe rimontare al più presto. Nel frattempo la numero 6, l'amazzone Finella, trova qualche difficoltà a trovare la linea diretta verso il palo. Ne approfitta allora il numero 2 al largo, che pian piano Nzulo con Santo Gionfrido vorrebbe arrivare prima di tutti gli altri, eccolo qua. Ma riprende la via anche il numero 6 di Jack con Finella Monello, ma il numero 2 si ingamba addirittura, azzarda un galoppo all'ippodromo del Mediterraneo, ci prova, continua Santo Gionfrido sul numero 2 a prendersi, ad accaparrarsi la vittoria di questa prima semifinale. Allora il 2, se non si ferma e decide di brucare un po' di erba, provaci ancora Santo. Dovrebbe essere superato sulla linea del 3. Ci vuole il photo finish? No, il 2, il 6 e il 3 di Macca con Bianchina. Ancora Bianchina arriva con la finale. Bianchina il numero 5. Benissimo, ci ha riprovato Valentina, non c'è riuscito. Allora, il numero 2 di Inzulo con Santo Gionfrido, centro ippico Don Santino, è arrivato primo, ancora secondo con Jack, Finella Monello, un'amazzone di centro ippico San Giuseppe, la terza Agatina con Sebastiano Macca che riesce a strappare il terzo posto e Bianchina che è sempre protagonista in queste occasioni, ancora quarta con Andrea Bucchieri. Questi saranno i protagonisti della finale. Sono i primi quattro. Dopo la prossima corsa di galoppo, invece, vedremo chi saranno gli altri quattro che chiuderanno il cerchio della finalissima. Ci siamo. Ultimo controllo da parte dello starter. Via, è stato dato il via, c'è chi va a destra, chi va a sinistra e parte la rossa che vuol prendere subito lo steccato con Sebi Macca, tutte le vanno dietro in fila, una dietro l'altra, si posizionano, ma se si ferma una si ferma. Ecco il 5, ha preso l'iniziativa, si tratta di Frank con Daniele D'Amico, cerca di scappare al largo e magari ci riuscirà, non lo so. Intanto il 3 di Tania con Antonio Fusco, il fantino Montenergica ha cercato di riprendere quota proprio vicino allo steccato, la segue ancora il numero 6 invece Concettina con Finella Monello e per quanto riguarda il numero 1 si è perso l'asino. Si è perso l'asino Salvino con Roberto Maraddio. Roberto, devi correre sopra l'asino, non accanto all'asino. Se vince così veramente non vale. Roberto, prendi l'asino e ancora il numero 3 invece con Tania e Antonio Fusco. Scusate, ma è veramente divertente con Amaraddio che vuol far vincere solo l'asino. Roberto non vale così, devi salire sopra. Roberto non vale. E il numero 3 dello schieramento, Antonio Fusco. Patrizia, Il numero 2 di Francesco
maltese, quindi lui veramente Roberto mitico, Roberto Amaraddio, ti mettiamo in finale per la simpatia. Allora, numero uno di Roberto Amaraddio con il suo Salvina, il numero 3 Antonio Fusco con Tania, il numero 2 con Francesco Maltese e il numero 6 con Finella Monello. Sebi, avvicinati ad Amaraddio, a Roberto che è gettato lì a terra e non veramente non riesce più forse a prendere fiato. Ha corso più lui che l'asinella. Non era un modo molto corretto di vincere. Patrizia, non è un'intervista, insomma, è un'intervista anomala. Ah, sì, tutto a posto? Tutto a posto, sono in fiatone. Lo fai alzare, magari, poi così lo prendiamo così. Con le telecamere. Ecco, bravo, alzati Roberto. Ecco, che non un attimo, vede. Diamo il tempo, i tempi tecnici. Roberto, ma hai capito come si corre ha con l'asino? Ho perso l'asino. Ho perso l'asino. Ma non la voglia di vincere. L'ho recuperato, strada facendo. Scusatemi, c'ho il fiatone. Bravo, sei stato bravissimo. Abbiamo rimontato alla grande. Complimenti lo stesso. Grazie. Bene, siamo pronti a gustarci questa finale baciata dal timido sole di questa lunedì, di questo lunedì festa della Repubblica, mentre tutti i protagonisti dopo questa finale saranno premiati al centro del tondino. Premiati il Don Santino, premiati la fattoria Cugno Lupo, premiati l'Equiarte con la SIS, la società ippica, e i cavalli, scusate, i fantini con gli asinelli sono alle direttive di Salvo Amato, che ne darà il via appena schiererà tutti i 8 contendenti alla seconda edizione del Gran Galà dell'asino e del cavallo. I protagonisti quindi ancora una volta sono loro, i simpatici asinelli, che si stanno schierando a lungo il tracciato, 250 metri da affrontare per accaparrarsi la premia, il premio. Patrizia, è una finale attesa questa, già te lo dico, ho sentito prima i protagonisti di questa finalissima della Corsa degli Asini ed erano proprio agitati. Peraltro, tutti desiderosi di voler vincere. Peraltro veramente sono pronti partiti, ecco, via, sono partiti, eccoci. Ancora una volta si cerca lo steccato laterale, il numero uno dello schieramento, Nzulu con Santo, è caduto, c'è stata due cadute, ci sono state la Fantina, la Mazzone, Finella e Nzulu che va via con Santo che cerca di recuperarlo, mentre il numero 6 dello schieramento, Tania, montata dal Fantino dell'Ippodromo del Mediterraneo Fusco, cerca di resistere all'attacco che avviene ancora una volta da Macca, il numero 3 con Sebastiano Macca, mentre la rossa a seguire Macca sta superando, 6 resiste, prova a lasciarla andare Tania, proprio Antonio Fusco, mentre il numero 3 ci prova ad passare Agatina, Agatina contro Tania, Tania, Agatina, Tania, vince Antonio Fusco, e il numero 3 Agatina con Sebastiano, terza Lucia con Francesco Maltese.